sarebbero solo criminali. Possiamo ripartire sulla fascia di Agostino. Proviamo. Libero. Quinto. Gigliotti. Proviamo. Gigliotti. Insomma, un tiki-taka verso l'area difensiva del Potro. Stiamo cercando di studiare questa palla. Cerca di pressarci sul portatore di palla. A volte ci riesce, come in questo caso. Palla recuperata. È fatta ripartire la difesa. Primo quarto d'ora di gara, primo quarto d'ora di gara qui al San Nicola di Bari, sicuramente Bari più padrone del campo, il Foggia si difende in maniera ordinata, ma è il Bari che ha sfiorato il gol almeno in due o tre circostanze. È stato bravo Narciso almeno per due volte, poi i Legni hanno salvato i rossoneri sugli sviluppi di un calcio di punizione prima, dove Sansone di testa ha colpito la base del palo e adesso Gemini sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha invece colpito la traversa. È difficile il Bari, sicuramente di categoria superiore, sarà un'impresa stasera riuscire a passare il turno. Comunque un quarto d'ora dove abbiamo corso diversi pericoli, ma e il Foggia tiene bene e questo ci lascia ben sperare. Le squadre sono ancora sulla 0-0. Vorrei ricordare un po' le casacche in campo, pare con maglia rossa e pantaloncino bianco a righe rosse. Il Foggia ripresenta di nuovo la casacca nera, quella con cui ha battuto la Loccuca in casa pochi giorni fa, con esattamente sul fianco. Mazza, proviamo di tacco per Mazza. Mazza ancora per Agnelli, che vede Sala tutto solo sulla fascia destra. Palla che ne arriva, si vola, parte dei suoi righi, bel tiro, palla tra i guantoni di Guarna, ventesimo minuto. Al ventesimo minuto Sarna si fa trovare pronto e anche Guarna con i suoi guantoni. Nulla di fatto, andiamo avanti. Coletti l'ho visto propositivo, il centrocampo, la difesa, sono molto contento della difesa, soprattutto del portiere, secondo me il portiere, il nostro portiere è di categoria superiore, ma anche altri giocatori stanno mantenendo, quindi non è una semplice partita, diciamo, d'agosto, ecco. Mi sembra una partita con un livello un po' più alto rispetto al solito, almeno questa è la sensazione che mi è arrivata, quindi non so. Ok, andiamo avanti. Una dentro! Gigliotti. Gigliotti di testa, mette dentro! Viaggio, gol, 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 Gigliotti, Gigliotti! Gol del Foggia! Gigliotti, 1-0, dodicesimo secondo tempo. Una dentro, vantaggio del Foggia con colpo di testa dal calcio d'angolo. Lanci lunghi dalla pari. Attenzione! Attenzione! Lasciano tutto solo Boateng. Di colpire di testa. Narciso capisce tutto, intuisce e anticipa il senegalese con le mani. Palla per il Foggia. Quindi quinto. Il capitano. Di Merola. Ancora il capitano. Avanti per Mazza. Sulla sua sinistra Floriano che lo vede e lo serve ancora per Mazza. Di Merola si fa vedere. Mazza riserve Floriano dietro per Agostinone, ancora per Gigliotti, dietro per Narciso. Foggia cerca di far avanzare la retroguardia barese e poi Narciso attaccare. che gioca da libero, un po' alla Franco Mancini, dai. Ha ragione Tiziano. Narciso questa sera giocherà Franco Mancini da ultimo difensore. E ora portiere, attenzione, in attacco, vogliamo, palla fuori, era la sua zolla nell'area grande di rigore. Floriano cerca di buttarla nel 7
alla sinistra del portiere, guarda, ma la palla viene svirgolata e va lontano, va fuori dalla porta. Ancora pare può ripartire. E faccia che non si fa schiacciare. E presta tutti i palloni. Ecco come in questo momento, ancora quella palla del Riverola. Ancora per Agostinone, quinto, Pietro per Gigliotti, che riparte, supera la metà campo. Gigliotti allarga per Angelo. Ancora per Sarno, Angelo tutto di prima. Il capitano dietro per Quinto, che gira per Gigliotti. Foggia, calcio champagne, ragazzi, al 18° del secondo tempo. Solo Foggia, tutto di prima. Il Bari ubriaco di questo Foggia, che recupera in questo momento palla proprio col nuovo entrato Puskas, che vuole, cerca di mettere al centro, che il Foggia può ripartire. Recupera palla, 4 contro 3. Mazza, Oriano e Sarno, tutto solo da quest'altro lato del campo. Possiamo attaccare adesso, che dobbiamo infierire. Il Bari non riesce a ricomporsi e il Foggia deve approfittare di questi minuti per affondare ancora, ma serve troppo la centrocampo. Il Bari che non riesce a recuperare palla, i tifosi della Bari che ha detto sì. Da solo davanti al portiere, con la difesa, metti in mezzo, attenzione, gol! Floriano! Infocchiamo i galletti! Sono 2-0! 2-0! Grande Foggia! Volevo, scusami Giuseppe, segnalare il grande passaggio di Angelo, Angelo. Veramente bucata dal centrocampo, è stato servito in area Angelo e ha servito al centro Floriano, che non si è fatto pregare due volte, ha infilato la porta del Bari. Stadio San Nicola ammutolito. Grande Foggia, mi dispiace per i tanti tifosi che non sono qui agli spalti. Mi sembra di rivivere quella grande partita, quel 3-1 di 18 anni fa in quel di Bari. Ma qui siamo sul 2-0, che è molto più bello di quel 3-1. Questa sera non posso parlare per niente che il Foggia va in gol. Pochi secondi fa ho detto che era il momento di affondare e il Foggia mi ha ascoltato ed ha affondato. Prima avevo detto che il Foggia ha iniziato il secondo tempo alla grande e poteva fare solo la partita ed è andato in gol. Foggia nelle mie mani? Non lo so. Bari che cerca di ripartire ma va in fuorigioco. Foggia padrone del campo, ragazzi. Foggia padrone del campo. Chi doveva dirlo? Noi ci credevamo, abbiamo sempre creduto. Non si nota. Da notare che per la prima volta durante la gara è partita la contestazione della tifoseria barese nei confronti della dirigenza biancorossa. Contestazione della tifoseria barese nei confronti della dirigenza biancorossa. Cercano il presidente. Attenzione, Foggia come d'attacco! Foggia d'attacco con Mazza al centro, il capitano non agguanta, è la difesa che riesce a sbanacciare fuori. Vuole ripartire, attenzione, blocchiamo questa Bari che vuole ripartire in velocità. Non vedono tutto solo Boateng, che lo servono adesso. Difesa del Foggia da sistemarsi un po', attenzione, non dobbiamo farci mettere sotto adesso. Sì, grande recupero di Gigliotti. Grande recupero di Coletti, cercavano il rigore ma l'arbitro non l'ha dato e non era rigore. Ha tolto proprio la palla dei piedi dell'avversario Coletti. Magnifico Coletti questa sera. Coletti il grande, nonostante la sua altezza, Coletti il grande in difesa, ragazzi. Coletti il magnifico, e questo è il suo soprannome questa sera. Grande Coletti. Ha visto bene De Zerbi a dargli questo ruolo quest'anno a Coletti. Questa sera sta giganteggiando al fianco di un Gigliotti superlativo. Difesa del Foggia almeno di due categorie superiore. Non voglio dire nulla, però veramente sembriamo noi da Serie B e il Bari da Lega Pro. Cioè, questo è quello che si nota in questo secondo tempo. Ancora il Foggia davanti, attenzione, palla per il capitano, che a tu per tu con due difensori che lo buttano a terra, ma subisce punizione contro. Per noi era a favore del capitano che aveva palla,
l'arbitro vede al contrario l'azione da gioco e fornisce punizione per i baristi, che possono ripartire. Ecco, giustamente voglio riportare il commento di Tonio Sepa. Che ne sarà di questo Foggia con una punta lì davanti? Sì, adesso tutti che sperano che arriva questa punta da 15 gol. Ricordiamo che il Foggia è in trattativa su vari calciatori, si fanno i nomi di Caetano Calillo, bomber della Salernitana, ed anche di un certo Pozzi, quel Pozzi che in Serie A ha fatto scintille. Di a poco pateggio del Foggia d'attacco, tutto solo, Floriano non ci arriva per un pelo, guarda, deve uscire dalla sua difesa per buttare la palla avanti. Attenzione, questo Foggia è irraggiungibile questa sera. Siamo alla metà del secondo tempo, 23esimo in questo momento. 23esimo del secondo tempo, il Bari che cerca di fare qualcosa, la difesa del Foggia blocca tutto e manda fuori. Blocca tutto e manda fuori. C'è un muro lì dietro, c'è un muro invalicabile, lo speriamo che lo sia fino al 45esimo di questo secondo tempo, fino a fine partita. Foggia 2-0, ricordiamolo, Foggia 2-0, fuori casa. Inizio direttamente per la Bari. Non viene ammonito nessun elemento nelle pie del Foggia. Forse l'intervento era meritevole, dobbiamo essere obiettivi, l'intervento era meritevole di un cartellino. Tiziano vuole fare l'obiettivo, noi facciamo i tifosi, Tiziano. Giustamente lui, da quale esperto giornalista, quale deve essere di parte ovviamente, però noi qui, dall'altra parte della sponda, questo secondo tempo solo Foggia. La Bari cerca di reagire in qualche frangente, ma il Foggia lo contrasta, blocca e riparte in velocità e con il suo gioco. Ancora come in questo momento, con Agostinone, tutto solo, il divino, avanti alla difesa, palla passata al fianco, punizione. Lasciato giocare l'arbitro, Floriano è andato giù, l'arbitro non la vede la punizione, può ripartire Bari, attenzione, c'è Floriano a terra, la Bari non mette la palla fuori, tutto solo, il non arrivato, volta la Bari, defendi, gol di defendi, fair play non attuato dalla Bari, fair play non attuato, Floriano a terra, la Bari ha continuato a giocare, vogliamo ricordarlo? Ed è andato in gol, il Foggia subito attua un cambio, fuori Riverola, dentro con il numero 16, Gerbo, fuori Riverola, dentro Gerbo in questo istante, dopo il 2-1 della Bari, con giocatore a terra, con Floriano a terra, voglio ricordarlo, per play non attuato, arbitro che non ravvede la punizione, giocatore che rimane a terra e la Bari che continua a giocare e si porta in gol. Con il numero 25 defendi con un tiro a giro, con un acceso fuori dei pali e palla che si insacca senza difficoltà. Entra col numero 13 Benci Venca al posto di Sainz Mazza. Il mister vede lo spagnolo un po' nervoso e quindi non vuole rischiare. Rinforza la difesa perché adesso è importante negli ultimi 5 minuti mantenere il risultato. Sì, con questo cambio va a rinforzare la difesa e va a cambiare un po' l'assetto d'attacco di questo Foggia. Quindi si accentra Sarno un po' di più verso la posizione dove era Mazza e Benci Venga lo sostituisce lì sul laterale. Può ripartire, sempre il Boateng, attenzione, l'uomo di colore Boateng, Angelo, butta la palla fuori, spazza via, una palla pericolosissima che il... Grande prestazione di Angelo. Che Boateng dal centrocampo cercava di arrivare fin dentro l'area, Angelo butta fuori una palla pericolosa, ancora palla al centro del Bambino, grande Narciso, grande parata plastica di Narciso su un colpo di un tiro di Puskas, colpo di testa di Puskas, Narciso in parata plastica,
blocca la palla e può ripartire in questo momento. Intanto dallo studio di Biagio ci segnala che al termine della gara avremo un tifoso dalla California che ci sta seguendo. Salutiamo ancora tutti i tifosi dei mitici del Foggia. Grande, che ci stanno seguendo da tutto il mondo sul nostro canale web www.miticochannel.com. Bari che cerca il passo pericoloso, il Foggia che sbaraccia fuori, Cigliotti, il Bari che recupera ancora palla, non riesce, bellissimo, recupera ancora il intervento. Grande intervento ancora del Foggia, recupero pulitissimo di Cigliotti, stiamo calmi, facciamo la nostra partita. Sì, recupera ancora di Gerbo, Quinto non capisce il passaggio di Gerbo, che fa un ottimo recupero. Siamo a 30 secondi dalla fine, anzi quasi un minuto. Gerbo fa un ottimo recupero, centrocampo, che recupera Foggia, che va a attaccare, palla per il capitano, non c'è attaccante, l'altro lato, tutto solo Floriano, con l'indicazione Farese, Floriano, ancora lui, entra nell'aria, ancora ci prova, tiro! Parata, Sarno, fa un tiro, parata da Guarna. Parato in due tempi, poteva sfruttarlo meglio Sarno, il tu per tu contro il difensore avversario. Partita che sta per terminare. Attenzione, difesa di cemento, difesa di acciaio questa sera. I rossoneri non fanno trapelare nessuna palla. Coletti il magnifico questa sera. 45esimo in questo minuto. Allora, 90esimo in questo minuto. In questo momento i minuti, vedremo quanti minuti darà il direttore di gara di recupero. Nel frattempo c'è un'altra sostituzione nel Foggia. Entra Di Chiara al posto di Floriano. Siamo, dicevo, già nei minuti di recupero che ancora non sono stati segnalati. Di Chiara che fa il suo esordio in maglia rossonera. Rileva un 3 minuti di recupero. Ancora 3 minuti di sofferenza. Questi ragazzi potrebbero compiere questa sera davvero una grande impresa. E poi diremo ciò che ci ha detto Tonio Sei poco fa. 3 minuti di recupero, già partiti da qualche secondo. Dai ragazzi, che siamo vicini. Manteniamo ancora un po' il campo. Attenzione, palla profonda, no! Narciso! Sempre lui questa sera, esce dai pali e blocca una sfera pericolosissima per l'attacco Barese. Stupenda difesa, come dicevo prima, difesa di acciaio. Tutti i ragazzi concentratissimi sulla partita, nulla da ridire. Ancora Foggia in attacco, che può ripartire con Gerbo per Di Chiara, appena entrato, che riparte tutto solo, supera un avversario, ma non ne supera un altro, che rimette la palla fuori. Quindi palla ancora per il Foggia. È andato via il primo minuto. Già via il primo minuto di gioco. Palla per il Foggia, siamo vicini. Un minuto ragazzi. E mezzo è passato. Un minuto e mezzo, tutto pronto. Foggia, maxi schermo. Ragazzi, manca un minuto e mezzo. Non voglio immaginare a Foggia cosa accadrà se il Foggia dovesse portare via questo risultato. Attenzione, ammonizione per il Foggia. No, espulsione! Agostinone, già ammonito, subisce la seconda ammonizione e va fuori, Foggia in 10 in questo minuto e mezzo di tempo. Espulsa Gigliotti, che viene espulso. Gigliotti che viene espulso per doppia ammonizione e Foggia che rimane in 10. Quindi era già stato ammonito Gigliotti. Quindi già ammonito nel primo tempo, se ricordo. Nel secondo tempo, poco fa, ha subito già una prima munizione, l'arbitro non si fa scrupoli, gli dà il secondo cartellino giallo e manda fuori. Quindi Foggia è rimasto in 10, attenzione, quinto che prende la posizione di Gigliotti in difesa, e pare che può battere la posizione oltre il centrocampo, sui 45 metri. 30 secondi alla fine. 30 secondi alla fine dei 3 minuti supplementari, quindi Foggia pensiamo. In 10. Quindi pensiamo che sia l'ultima azione per la Bari. Su questa posizione che si chiama insieme, attenzione, Narciso blocca e va a terra. Narciso che subisce un infortunio. Attenzione, quelli della Bari non credono alle mani di Narciso, l'arbitro invece sì, e chiama i medici rossoneri, dottor Rabaglietti,
che si appresta a prestare le cure. Sicuramente, sicuramente, come ci suggerisce Tonio, l'arbitro dovrebbe lasciar giocare ancora e continuare per il tempo che si perde adesso con l'intervento. Era sicuramente almeno altri 30 secondi. Per noi era l'ultima azione questa della punizione, visto il tempo rimasto. Il tempo è scaduto. Forse siamo al 49esimo, quindi siamo oltre i 3 minuti. Siamo oltre i 3 minuti. C'è l'espulsione, quindi a recuperare. Quindi altri 30 secondi sicuramente dovremmo giocare. Guarda che comunque riparte da Narciso, palla scodellata all'arbitro, recuperata da Narciso, che può battere in questo momento. Palla che arriva al centrocampo, arbitro che lascia ancora continuare, palla sosso nera, attenzione, gamba tesa, arbitro non ravveduto, posizione non ravveduto. Ancora Narciso! Narciso! Vai che ci siamo! Si blocca tutto! Dai ragazzi, siamo arrivati! Non c'è più nulla da fare, credo, per la pari in questo momento. Deve solo smischiare, deve solo chiuderla. Dobbiamo solo portare la palla. Dopo il rinvio di Narciso dovrebbe arrivare il triplice fisico. Verona ci aspetta. Mitico Channel sarà anche quel di Verona. Tonio l'ha detto. Tonio l'ha detto prima. Continueremo ad andare anche a Verona. Andremo lì a mangiarci il calduccio del panettone, nel panduro veronese, ci mangeremo il calduccio il 15 d'agosto, ammonito anche Bencivenga in questo momento. Ancora Narciso, recupera, l'arbitro sembra non aver più l'orologio al polso. La partita è finita, si continua a giocare. Assurdo, al 50esimo, non capiamo queste... Adesso dovrebbe fischiare. Queste moine dell'arbitro, noi capiamo perché non fischia ancora alla fine del secondo tempo. E continua ancora a giocare, palla nei piedi del Foggia. E chiude! È finita! Si va a Verona! Si va a Verona! C'è a giocare, c'è il Foggia! Ale, Foggia! Ho piacerevo, ma... E vai! Si va a Verona! Unisciti con la sciarpa giallo-oro bianco-rossa! Sono in... Contestazioni di tifosi verso i giocatori della grande, alla grande. Pino, da dove sei collegato? Los Angeles. Bene, ragazzi. Bene. Come ascoltate l'applauso? Spondiamo il Santicola! Ascoltate il Santicola! Applausi per i giocatori, scusate se ho più alzare, applausi per i nostri ragazzi. Allora ragazzi abbiamo Pino da Los Angeles, perché i foggiani ci hanno visto anche lì, eh? È ben normale. Allora sentiamo Pino, come l'hai vissuta la partita? L'hai potuta vedere o l'hai sentita da nulla? La squadra, a dire la verità, me l'ha fatta vedere mio padre tramite Skype. Ah, benissimo. Quindi hai potuto godere della nostra vittoria. Alla grande, il Foggia gioca alla grande, e possesso di palla grandioso. Bellissimi, il Foggia, la squadra. Sono veramente fiero della mia città. Abbiamo la squadra per fare bene. Vuoi fare una domanda agli amici che sono lì al San Nicola, Pino? Agli amici che sono al San Nicola? No, a dire la verità, domande no. L'unica cosa che penso che manchi adesso al Foggia è una vera, vera punta che possa fare gol, perché abbiamo perso molte palle gol. Concretizziamo molto, però davanti la porta abbiamo molto. Meno male che dalla fascia destra siamo riusciti a fare i gol. Dal cross dalla fascia destra siamo riusciti a fare i gol. Ma la cosa buonissima che sarebbe per il Foggia è una vera, vera punta per davvero concretizzare le palle, le belle palle che abbiamo avuto pure al primo tempo. Sì. Pino da Los Angeles dice che quello che manca in questo momento al Foggia è sicuramente una punta, perché con una punta, cioè noi abbiamo segnato per fortuna con i cross dalla destra, però a questo punto la punta è indispensabile, non possiamo farne a meno, perché è un peccato buttare via questa enorme potenzialità che stiamo esprimendo. Voi siete d'accordo? Biagio, l'abbiamo detto in cronaca, Biagio, cosa sarà di questo Foggia quando avremo lì davanti un attaccante puro? Dopo aver visto il Foggia all'opera questa sera, davvero
abbiamo ampi margini di miglioramento e con una punta di ruolo lì davanti ci sarà da divertirsi quest'anno. Benissimo. Un po' già spettacolare, okay. L'abbiamo già detto, un po' già veramente Beh, Tiziano, stiamo inaugurando bene questo nuovo anno, anche come Mitico Channel, anche con la partita dei mitici. E c'è anche Christian. Ci sei, sì, Christian? Ciao. Sì. Eccomi, ciao. Ecco, ciao. Sentiamo. Vabbè, sono passati 18 anni per vivere queste emozioni, bellissime. Mi dispiace non essere lì a Bari per aver visto la partita insieme lì, essere lì presente al San Nicola, perché veramente questa è una partita storica. Io ho visto un Foggia meraviglioso, un Angelo di categoria superiore, alcuni giocatori di categoria superiore, abbiamo tenuto testa a un Bari che in alcuni momenti secondo me ha giocato anche male e poco. Però cioè, voglio dire, noi abbiamo, non siamo stati sicuramente una squadra inferiore, abbiamo dimostrato pienamente di essere in piena forma. De Zerbi sta facendo tantissimo, secondo me possiamo crescere sicuramente, come diceva Tiziano, sicuramente ci manca una punta ancora. Guarda, lì non davanti, non so come l'avete vissuta in televisione, ma noi qui ci siamo davvero divertiti, siamo emozionati ad aver raccontato in diretta questa impresa dei rossoneri, esattamente per noi abbiamo cominciato questa nuova stagione, abbiamo fatto nel migliore dei modi, veramente è un grande Foggia, quest'anno ci sarà da divertirsi. Sì, ne sono convinto, io ne sono davvero convinto. Infatti ringrazio tanto voi che avete fatto questo splendido lavoro, avete riportato tutte le emozioni al San Nicola a chi non è potuto essere lì oggi. C'era qualcuno in chat che interpretava i movimenti facciali di Giuseppe, insomma, vorrei capire un attimo, per capire se attaccavamo oppure ci difendevamo. Bellissime emozioni, bella partita, bel gioco. Bisognerebbe andare a aspettare questi ragazzi fuori lo stadio, secondo me. Che ore sono negli Stati Uniti in questo momento? Qui in California sono le 2 del pomeriggio. Le 2 del pomeriggio, quindi te la sei vista comoda la partita. Sì, grazie a Dio. Sì. Perché noi avevamo all'inizio in Serie D, avevamo un amico che quando per seguirci dall'Australia cominciava a seguire le partite del Foggia, cominciavano verso le 23.30 e poi finivano a notte inoltrata. No, in California, grazie a Dio, ogni volta che il Foggia gioca il Foggia, squadre italiane giocano alle 9, perfetto, è mezzogiorno. Penso che a questo punto noi qui dal San Nicola potremmo anche chiudere il collegamento e magari andiamo in sala stampa a sentire, perfetto, i protagonisti. Perfetto, ragazzi. Lasciamo ai vostri commenti. Bene. La prima puntata della partita dei mitici penso che sia andata nel migliore dei modi. Mi raccomando a Verona, continuate così con la mimica, di Giuseppe che è fondamentale. Non la possiamo perdere. Ci saremo. Radio Conaca c'è stata buona. Grazie, ottimo lavoro. Giuseppe, ci voleva il gol. Dopo il gol si è sentito anche l'audio. Va bene così. Ottimo lavoro, grazie Giuseppe. Ciao Giuseppe, buon rientro a Foggia. Ciao. Grazie a tutti voi, forza Foggia. Ciao. Sempre. Ciao. Grande Giuseppe, grandissimo, benissimo. E Pino, tu che dici? Ci sarà un cammino lungo per il Foggia? Cammino lungo ma in positivo, lungo, certo. Ma sarà un, se gioca come ha giocato oggi avranno la consistenza del gioco che hanno avuto oggi. Buonasera a tutti. Oh, aspetta Pino, ci abbiamo anche la Germania, ci sei? Buonasera a tutti dalla Germania. Bene. Bravo. Manu, sì. Ben trovato. Ben, grazie anche a voi. Noi abbiamo anche Pino da Los Angeles. Così. Ciao Pino, benvenuto. Ciao, grazie. A me non è piaciuta di tutta questa cosa il fatto che abbiano vietato ai tifosi tesserati di andare. Esatto. È una cosa, cioè, voglio dire, questi poveracci, cioè il poveraccio che è tesserato, già si vede, si sente. Già deve vivere un dramma. Già vive una situazione particolare che dalla curva lo chiamano infame, tesserato, cioè, ed altro, eccetera. Poi cerca di utilizzare quella cavolo di tessera, che è almeno l'unica cosa che può fare rispetto a chi
diciamo, lo redarguisce dalla curva e che almeno si va a vedere la partita. Viene il derby del 18 anni? No, neanche tu. E quindi sono stati daspati anche i non tesserati. Ora, fra quelli daspati di loro, quelli che non si fanno la tessera e i tesserati daspati, abbiamo perso la possibilità di far vedere magari a un migliaio di foggiani dal vivo questa partita. E questo ve lo dico sinceramente. Comunque, la cosa bella è che questo è arrivato da tutte le voci, l'hanno detto. Anche sentivo la radiocronica di Sport, a momenti anche i radiocronisti di Sport hanno... ci sono dispiaciuti del fatto della non presenza dei tifosi foggiani sugli spalti, perché poi il calcio, una bella partita come questa, in fondo sì, lascia un po' il sapore amaro. No, ma dopo perché... 18 anni, cioè ragazzi, c'è, cioè, una persona si mette anche un po' la mano sulla coscienza, 18 anni, gente che fa chilometri per seguire la squadra del cuore, tesserati e non, e non possono vedere la partita perché il questore non vuole. Io poi sono, sì, comunque, anche il divieto è stato dato ai tesserati, questa, sì, è la cosa, anche se io... poi c'era la questione di Franco Mancini, c'era la questione, cioè, è una partita, cioè, importante, signori, è proprio importante questa partita, anche se l'ultima cosa che volevo soltanto dire, anche se secondo me forse anche perché c'era la manifestazione di Battiti Live questa sera, forse non c'erano risorse e si è usata la scusa della questione. Quali risorse ti servono a Battiti Live? Ma non lo so, io questa è una cosa che io ho pensato, perché comunque c'è questa manifestazione che lo so che per me e per te, cioè per noi, è assurda, però secondo me hanno ragionato, o ha ragionato il questore in questo modo, perché ha usato, ha detto no perché questa parte è pericolosa, in realtà diciamo che non ci sono fondi, diciamo che non c'erano mezzi sufficienti per poter tenere e gestire due comunque manifestazioni importanti come questo concerto Battiti Live e una partita di Bari Foggia, e comunque avrebbe dovuto dire la verità, magari avrebbe fatto più bella figura. Io Vincenzo ha chiuso le porte. Io non so come cosa da parlare. Permettetemi di salutare Pino e di dargli un caloroso benvenuto tra gli amici dei mitici. Grazie, sempre Forza Foggia, anche dalla Califoggia. Pino, io ti immagino in California con la sciarpa del Foggia domani. Anzi, la sciarpa, sciarpa, bandiera, maglietta, cappello, tutto. Bello, che bello. Foggia ci sento. Scusate ragazzi, era uno sfogo in testa. Scusate, non ho fatto altro che cantare durante la partita. Io, lo studentato, penso che si sia ribellato perché ho guidato. Posso farti la domanda, Valentino? Sì. Certo, pronto. Volevo sapere, ma cos'è successo a Norcia fra te e Angelo Bengivenga? No, perché faccio notare non ho letto la solita frase all'ingresso di Bengivenga. Primo, secondo, tutto sommato, non ho letto neanche critiche su attività che ha fatto lui, errori e cose. Ci devi spiegare che cosa hai fatto per far cambiare Bengivenga, oppure che cosa ha fatto Bengivenga per far cambiare la tua opinione su di lui. Guarda, Cristian, può testimoniare, perché c'era, mi è bastato lanciargli uno sguardo e l'ho risistemato. sì, ho capito. Era una piccola rettifica. È bastato dirgli che era un suo fan, sì, che si è presentato subito e dice: io sono un tuo grande fan. Sì. E lui ha fatto una faccia stupida. Lo ha detto, giuro. Non sto scherzando. Prima o poi qualcuno gli farà vedere tutte le registrazioni che sono su YouTube della partita dei mitici, compreso il filmato che è stato io artatamente tolto giusto in tempo, perché se no lo vedeva lui, la curiosità di andarsi a vedere, e si trovava protagonista. Va bene. Guarda, se non altro ha capacità, anche potrebbe tranquillamente far parte del mondo, nel senso può intrattenere qualsiasi cosa. Sì, questo è vero, infatti è un grande showman da questo punto di vista. Si è trovato subito, cioè sembrava lui l'inviato, diciamo, questo ha provato, sono tre settimane che prova, non so cosa facciano nel ritiro, però lui si è preparato bene. Com'è andata? Manu, partiamo da te. Sì, io penso questo, inizialmente, ora secondo me inizialmente il Bari è un po' sottovalutato il Foggia. E abbiamo visto questo Bari che i 15 minuti vuole imporre il suo gioco, poi comunque è successo qualcosa, che il Foggia non si è fatto intimorire.
nel senso che poi la vecchia ossatura insomma, del campionato precedente si è fatta sentire, non è cambiata l'impostazione, non è cambiato il gioco a palla a terra, non è cambiato, e piano piano nonostante non so quanti tifosi contro oggi c'erano contro appunto la squadra del Foggia, il Foggia non si è fatto intimorire, è fatto la tipica sua meravigliosa gara, che è la gara che ha una forza, la personalità, hanno avuto una fortissima personalità e hanno poi incominciato non soltanto a giocare bene, a segnare, cioè giocare bene e segnare, hanno vinto e convinto, perché abbiamo dimostrato in questa partita oggi con una squadra che sulla carta è una squadra che dicevano i Bari di categoria superiore. Io ho parlato con un mio amico qualche giorno fa, Riba, ha detto: ragazzi, voi non segnate, va bene, abbiamo vinto. E invece abbiamo vinto due bei Gallucci. Io a Ferragosto, anche sto in Germania, compro due Gallucci e me li mangio lo stesso, non so dove andrò a trovare, ma lo farò. E abbiamo vinto. Poi che è successo? Che poi sono venuti anche alcuni favi, diciamo, di frustrazione. Io poi sentivo dalla cronaca questi schiaffi che ha dato il portiere a Saimaza, che poi secondo me è una cosa di come ho detto prima io, secondo me è un atteggiamento di frustrazione quasi. E poi avevo comunque un posto di gioco e abbiamo vinto, signori. Cioè, secondo me questo è un buon e il più bel biglietto da visita che il Foggia ha e che darà soprattutto nel prossimo campionato, per dire: ragazzi, bene, noi sappiamo il fatto nostro, secondo me. Benissimo, e poi siamo ancora ad agosto, quindi... Però gli altri anni ci eravamo appena iscritti al campionato, penso. Esattamente, esattamente, ma soprattutto, cioè, comunque la figura la stiamo facendo, Biagio, a tutti, cioè, comunque, cioè, stiamo incominciando bene, ho fatto due partite con il Botto, non so come andrà con il Verona, non lo voglio manco sapere, però per me questa partita è per il... contro il Bari è tutto, cioè per me è una cosa importante. Dopo 18 anni il Bari sta in Serie B, in una categoria superiore, io volevo vincere, abbiamo vinto, va bene così. Benissimo. Forza Foggia. Benissimo. E la bandiera tedesca si tinge rossonera oggi. Perfetto. La bandiera americana, Pino, come si tinge oggi? È solo rossonera. Ah, è solo rossonera, abbiamo tolto tutte le stelle, le altre tutte le... no, che stelle? Là metteremo i satanelli invece delle stelle. Vero. Sì, le stelle, 50 satanelli, le stelle stelle, il cielo è pieno di stelle, mettiamo il cielo è pieno di stelle sopra Bari per oggi. Sì. Alla grande, come dicevi, dopo 18 anni questa è la cosa migliore che potevamo fare, la cosa migliore sia per la società, per la squadra, per De Zerbi, che grazie a Dio ha deciso di rimanere a Foggia e di costruire con il Foggia un futuro. E non si vivevano queste gioie a Foggia da tantissimi anni, proprio la solidità della squadra, della società. Avere uno sponsor nostro, una società nostra, un allenatore che non ha accettato piazze di categoria superiore per rimanere a Foggia, addirittura non ha neanche accettato la piazza della sua città per rimanere a Foggia. Quindi secondo me è tutto in crescita, è tutto in salita, e quello che abbiamo fatto oggi è grandioso, anche se il Bari sulla carta dicono che è superiore a Foggia. Quindi non vedo solamente una grande crescita, come diceva la partita col Verona è una partita a sé stante, un'altra partita, il Verona gioca in Serie A e bla 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 bla. Noi pensiamo a domani, noi pensiamo al nostro campionato di Lega Pro, quindi Lecce, Benevento non ci spaventano proprio, assolutamente, che sono le grandi del nostro girone stesso. Chi adesso, gratta sul microfono? Adesso vogliamo sapere chi gratta sul microfono, perché Manu, non è che ti stai facendo quello che faceva Christian quando mangiava, no? No, non è, ma qualcuno non stava, parla, non qualcuno parla, non grattava sul microfono. Vabbè, il microfono. Andiamo avanti. Comunque, Pino, una domanda. Allora, sì, visto che hai affrontato l'argomento, noi ci troviamo adesso comunque con due partite fatte, e fra l'altro con due compagini comunque ben attrezzate. Non ho visto la partita col Bari se non attraverso le smorfie di Giuseppe, non ho visto quella con la Lucchese, e mi sembra che ci si trovi di fronte a comunque a due test validi. Scriveva oggi o ieri Tiziano sul sito un test probante quello del Bari.
cioè, voglio dire, è vero che noi ci dobbiamo incontrare con gli altri, però ci siamo veramente ci siamo preparati bene, voglio dire, non è fumo la preparazione. Pronto? Sì, Manu, ci sei. E adesso sì, non so prima cosa. Fa niente, questi sono i soliti tedeschi, ogni tanto tagliano le linee, sono gelosi. Certo. Giacomo, tu la partita l'hai vista a Lecce? È sparito Giacomo. Il problema di Giacomo è che per collegarci con Giacomo passiamo da Bari e là tagliano le linee. Valentino, tu che invece l'hai vista sicuramente, che dici? Che dici? Cioè, tu hai visto l'atmosfera che c'era, l'hai vista dal vivo e ce l'hai resa anche bene, cioè, l'hai vista a Norcia. Adesso hai potuto vedere questa partita, che cosa ne pensi? Come vedi la cosa? Dai, sai da dove veniamo, no? No, vabbè, la partita è stata spettacolare. Secondo me abbiamo, non dico dominato, ma al secondo tempo soprattutto veramente non c'è stata partita, era una circolazione di palla molto meglio dell'anno scorso, tutto questo ragnatele di passaggi precisi con una tranquillità che veramente faceva impressione. Poi l'altra cosa è che i nuovi si sono inseriti alla perfezione, e veramente sono proprio innesti mirati, perché Poletti, Floriano, Angelo hanno veramente una dimostrazione anche di forza fisica, perché Poletti là dietro veramente si è fatto sentire com'è. Sì, ha dato sicurezza alla squadra. Poi rifaccio il Rivarola, che Rivarola è un fenomeno proprio. È vero? Cioè, i piedi... Sì, ma anche Angelo, io ho visto Angelo che ha tenuto il ritmo partita fino alla fine, insomma. Cioè, questo i diagonali pure che ha fatto tutte le diagonali offensive perfette. Sì, comunque noi siamo stati a Norcia un po' con gli schemi, che poi anche lo schema del primo gol, no, del primo gol no, però in alcune azioni, alcuni gol mangiati del secondo gol, li avevamo visti anche fare in allenamento. Quello sulla fascia, cioè quel passaggio con la... lo scambio con l'inserimento sulla fascia, quello è uno schema proprio di De Zerbi, è provato e riprovato, e secondo me lo rivedremo molto molto spesso, perché questa volta abbiamo veramente i giocatori che corrono su quella fascia e che riescono a entrare e penetrare bene. Io ho visto delle azioni veramente da serie B, non voglio sbilanciare, insomma, però io ho visto delle azioni di tocchi di palla. Ma lo stesso, prima di segnare avremmo fatto 20 passaggi prima di... Nel secondo gol. Il Bari ha smesso di giocare in alcuni tratti della partita, si vedeva proprio, sì. Faceva molto. Ma già verso la fine del primo tempo ha smesso di giocare. Se posso dire la pecca, che non si può prendere un gol in contropiede in quelle condizioni là. Quello veramente è stato. Ho pensato a vecchi ricordi, mi riportano indietro nel tempo. Quella se pure secondo me. Vincenzo. No, a proposito del gol preso, secondo me Rivellone andava cambiato qualche minuto prima, perché non ce la faceva più, si vedeva nel campo un po' smorto, finito, insomma. Poi per il resto, ragazzi, noi quest'anno abbiamo solo la necessità di divertirci, abbiamo la voglia di divertirci. Peccato, perché oggi a Bari ci dovevano e ci potevano essere almeno i tifosi con la testa del tifoso, e niente, grandissima personalità. Se no, ecco, il Bari ha subito anche la personalità del Foggia, non soltanto il fatto di che ha preso due gol, cioè ha subito il fatto che una squadra che seppur fuori casa, seppur senza i propri tifosi, riusciva a ragionare tra i propri giocatori e praticamente gli nascondeva la palla al Bari, e specialmente nel secondo tempo si è visto bene, il Bari è sceso alla grande, quindi non ha subito alla grande il possesso palla del Foggia, e niente, poi a me piaceva tanto Coletti. Ero in dubbio, devo dire la verità, nella sua posizione, perché Coletti secondo me poteva anche giocare un po' più avanti, però devo dare ragione a De Zerbi, che ancora una volta ha centrato l'obiettivo, quindi avanti così è forte. Anche Mazza come centravanti, vuol dire, si è dato da fare, per quanto... Anche Mazza ha fatto entrare i passaggi filtranti. Ha difeso palla, ho visto quante...
Floriano ha fatto 3 dei 4 gol del Foggia delle prime due partite, è un caso o è uno di quelli che potrà fare tanti gol? Floriano è un grande, è vero che, come dicevano gli amici, gli schemi di De Zerbi portano gli esterni a fare l'ultimo tocco per andare in rete, perché effettivamente anche i gol che ha fatto oggi Floriano si è trovato al posto giusto, al momento giusto, era un gol da appoggiare in rete, così come ha fatto. E quindi niente, Floriano è un grandissimo giocatore, l'ha fatto vedere oggi, l'abbiamo vista anche in difesa, quindi grande personalità anche da parte sua, e un altro grandissimo acquisto che ha fatto il nostro direttore sportivo. Stavo pensando, chissà domani che scriverà sul giornale come giustificheranno questa sconfitta, dicendo che Bari era fuori forma, non era importante questa partita. Sì, tu dici che ci sarà una giustificazione, ma non... Ma io sono curioso di domani di leggere, vabbè, non lo potrò fare, però sono un po' curioso di vedere di cosa scriveranno un po' domani in giornale. Il Bari, a differenza del Foggia, viene da una situazione un pochettino meno tranquilla, ha perso col Perugia, non c'è un buon clima, lo dimostra anche la contestazione. Io non parlo della partita che non ho visto, però la contestazione è un dato di fatto. E contestare una squadra, è vero che stai perdendo un derby in cui ci sono solo i tuoi tifosi, stai perdendo un derby con una squadra che è arrivata sesta nella categoria inferiore, no, settima per la categoria inferiore l'anno precedente, quindi insomma, voglio dire, alla fine bruciava questa cosa, però hanno contestato la squadra. Certo. Sì, però comunque noi non dobbiamo farci alla prima partita da quello che scriveranno domani i giornali, che anche no, saranno titoloni per il Foggia. Ci saranno dei titoloni probabilmente per il Foggia, però sinceramente noi dobbiamo fare, come dice il mister, partita dopo partita, dove arriviamo. Ogni partita ce la giochiamo, noi siamo in Foggia, siamo lì. Scusami, sì, no, perché c'è un po' di umiltà, no, sì, no, è giusto, perché per sono soltanto per questo. Umiltà, ma questa non è umiltà, è curiosità. No, ma sinceramente dei giornali a me non me ne frega niente. No, perché io comunque dopo 18 anni, anche a me non mi interessa, però sono così anche di vedere dopo 18 anni, perché comunque proprio i giornali che quando Foggia stava in Serie D non è che dicevano sempre belle cose, voglio dire, perché alla fine ci sentiamo, almeno per quello che mi ricordo io, quando parliamo per questo non le voglio continuare a sentire, proprio per questo voglio continuare a non sentire. Soprattutto secondo me per una squadra come il Foggia è più difficile giocare a Pagani che a Bari, il tipo di gioco che facciamo, il tipo di avversario. Cioè la tesi è quella che giocare contro squadre che sono meglio attrezzate, quindi giocano perché non si devono chiudere, che vanno in campo per batterci, perché questi qui sono incontri diretti, quindi c'è poco da fare, tu la partita è secca, chi vince va avanti, finora ci ha favorito. Ecco, Giacomo, Lecce è collegata, ci senti? Ah, ci sei, benissimo. Allora, è abbastanza, sento pochissimo, però ti sentiamo, un po' senso. Però ti sentiamo, allora ti faccio una domanda facile, così alla fine, tanto sulla partita hanno parlato. Noi adesso andiamo a Verona, cioè, poi, non so quando si giochi a Verona, voi siete già informati? 15 agosto. Yeah. 15 agosto. Ah, è troppo presto. Chi è che partirà a Verona? No, per no è agosto? Che, no, è che Io so cosa stai pensando. Cioè, 15 agosto c'è qualcuno che già vuole andare lì a Verona a fare il collegamento, eccetera. Vabbè, ci penseremo il 15 agosto, non è un problema. Io sono sempre a disposizione. Sì, beh, appunto, Valentino, sicuramente dovremmo alternarci, se siete disponibili, qualcuno che possa fare da campo base. Ma facciamo la domanda a Giacomo e magari poi chiudiamo, anche perché non voglio accusare la cortesia di nessuno, anche se dopo un 2-1 al derby che non ci hanno fatto andare, noi faremo anche tutta la notte. Però Giacomo... No, ma soprattutto, poi dopo voglio fare una parentesi su questa cosa. No, facciamo la domanda a Giacomo su Verona. Giacomo, allora, noi adesso andiamo a Verona. Sapendo che dopo il Verona ci vieterebbero di andare a Napoli, tu che dici? A Verona andiamo per vincere? Per costringere un altro prefetto, un altro questore a dirci che non possiamo andare a Napoli? A Napoli non ci hanno fatto andare a Bari, ci fanno andare a Napoli. Vi ricordate che cosa è successo quando
in Serie D andavamo a giocare con... Ma non ci farebbero andare neanche a Verona. E io stavo lì. Neanche lì. Non ci faranno andare neanche a Verona. C'ero il giorno lì a Napoli. Tu c'eri? Eri sul pullman? Bravo. No, ero già entrato allo stadio perché venivo da Roma, ho visto tutti da fuori. Ah, ho capito. Vabbè, è da fuori, quello l'hanno fatto proprio avvicinare. Allora, Giacomo, la domanda è, noi adesso a Verona, tutto sommato, ci siamo tolti la soddisfazione di battere il Bari, basta così, andiamoci a fare una passeggiata sotto il balcone di Giulietta, o andiamo lì perché a questo punto ci abbiamo preso gusto e vogliamo giocare a Napoli? Se ho capito bene la domanda, perché non sono riuscito ad ascoltare bene, io direi che dobbiamo già iniziare a prendere i contatti con il Napoli, con il questore di Napoli, già organizzare la trasferta, perché chiaramente a Verona andiamo a vincere. Secco proprio, andiamo a vincere e basta, secco. Il problema è che non sento, quindi... Va bene, abbiamo capito, tutto ok. Posso fare un intervento? Sì. Posso fare un intervento? Sì. Solo per segnalare che su Facebook Tonio Seva sta cominciando a postare il delirio puro dallo stadio. Abbiamo perso anche Tonio Seva. Pure Tonio Seva. È ufficiale. Sì. Poi fate un giro sui social, vi renderete conto. Vabbè, è esaltante, logico che sia una cosa esaltante questa qui. Valentino, che ci volevi dire su questo discorso? No, io intanto volevo solo fare una puntualizzazione. Prima di Napoli credo dovremmo andare a Bologna, e quindi facciamo un tour a scendere. Ti pare che noi andiamo, se vinciamo a Verona, poi a Bologna non andiamo lì a fare una sgambata? No, volevo dire, la cosa assurda della decisione di parte della tessera è che, nel senso, si presuppone sempre che i tifosi della squadra siano residenti nella città della squadra, perché se io, Cristian e gli altri di Roma fossimo partiti con la nostra residenza non foggiana per andare a Bari, saremmo potuti entrare in mezzo ai baresi tranquillamente, e non so dove stava la nostra maggiore sicurezza nel fare questa trasferta. E quella la foggia. Scusa se ti interrompo, ascolta, un amico mio di Foggia mi ha detto che tre ragazzi residenti a Milano avevano il biglietto di tribuna a Bari, sono stati accerchiati perché alcuni tifosi baresi hanno avuto il sospetto che non fossero baresi, li hanno accerchiati e li hanno mandati via, e questi ragazzi non sono entrati nello stadio a Bari, foggiani con residenza a Milano. Oggi. Appunto, io avevo tutte le carte in regola per fare il biglietto. Però no, certamente non me ne andavo in mezzo ai tifosi del Bari, mi sembra più folle così, piuttosto che non mi dedicano. Io non so dove si siano trovati questi ragazzi, però sono stati accerchiati da un gruppo di baresi, non lo so se anti lo stadio o in città, non so dove. Comunque sì, ma infatti l'ordine pubblico comunque non... in tribuna. Certo, ma a prescindere, infatti questo dimostra che facendo così non si risolve il problema. Esatto. Questa è proprio la dimostrazione che non c'è solo il problema. Se il problema è l'ordine pubblico. No, sì. Esatto. Se... Poi non sono io il criminale. Cioè, io faccio una cosa seguendo la legge. Nel senso, io ho tutta la legge dalla mia parte nel comprare il biglietto per un settore, per la tribuna, per dire. No? Non sono certo un criminale. Certo. Sì, ma anche con tutta la tecnologia che adesso andrebbe guardato. In qualsiasi stadio adesso ci sono telecamere, c'è di tutto, c'è... tornelli, cioè di tutto di più. Il perché sia stato vietato l'ingresso dei tifosi del Foggia a Bari non lo capisco, con anche un appoggio da parte dei tifosi baresi che hanno detto ai tifosi assenti rispetto, roba del genere, hanno messo davanti allo stadio a Bari. Quindi questa maggior ragione per parte, dire a di Bari della... no, ma fa parte di quanto i singoli prefetti vogliono mettere in discussione la propria carriera, perché un evento, diciamo, se fosse successo qualcosa di pericoloso a questo derby e il questore avesse acconsentito, probabilmente il questore avrebbe poi dovuto, il prefetto avrebbe dovuto poi risponderne ai media, all'opinione pubblica. Certamente ci sono i rischi, quindi, ma che rischi? Nella carriera di un prefetto ci sono questi grossi rischi che vengono dubbi. Però stiamo neanche parlando, sì, purtroppo è così. Stiamo neanche parlando di uno stato. Non sto dicendo che sia giusto, ma è così. Che in città è
uno stadio è buttato chissà dove. Io ti posso dire, è capitato una volta, io ho visto una partita in Argentina, sono andato a Buenos Aires, ho visto una partita del River Plate, hanno fatto uscire prima i tifosi ospiti. Ti rendi conto? Se tu sei così anale su certe cose come prefetto, fai uscire primi foggiani, così tutta la melma brutta barese rimane nello stadio, li chiudi nello stadio per 20 minuti i baresi nel loro stadio e i foggiani vanno via. Se ci tieni tanto, non è che ci vuole l'arte. Non mi ricordo come ti chiami. Pino, negli anni '80 succedeva l'esatto contrario. Negli anni '80 bisognava andare allo stadio, le persone aggressive, violenti, li si buttavano negli stadi, si facevano le trasferte, c'erano i treni speciali. Negli anni '80 era esattamente il contrario. Purtroppo i tempi cambiano e quindi probabilmente sta cambiando anche un senso di gestione in generale e di repressione di certi movimenti. Perché poi alla fine, sì, il calcio è uno sport, sì, allo stadio ci vanno anche le famiglie, quelle ci andranno sempre. Il problema è quanto sono disposti a investire in alcuni strumenti per poter limitare la frequentazione degli stadi a certe persone che vengono categorizzate in maniera diversa, diciamo, chiamali ultras, chiamali violenti, chiamali come ti pare. Se queste persone, per limitare queste persone, il problema è che se tu limitare queste persone sei costretto a limitare poi a tutto il resto. E questo è il grande bluff che hanno fatto. Perché poi chiaramente per evitare che succedano certe cose. Sì, perché poi alla fine sono costretti a chiuderti. Noi siamo i migliori nel cercare, noi italiani che abbiamo inventato tantissime cose, siamo i migliori per prendere l'esempio di altre nazioni. Gli stadi dobbiamo farli in Italia tipo inglese, altre cose le dobbiamo fare in Italia tipo tedesco. Allora, visto che stiamo prendendo questa forma di copiare altre nazioni, perché non fanno come fanno in Inghilterra? In Inghilterra ci sono le camionette che aspettano. Poi su questa cosa io voglio che poi ci sarà una puntata a parte, certo. Ne parleremo, spero presto, mi piacerebbe sentire anche la tua opinione, però in Inghilterra non pensare che non ci sia violenza, la violenza è stata spostata fuori. Ma non c'è violenza nello stadio. Esatto, quindi il problema è quello. È quella cosa importante. Poi si vuole risolvere il problema della violenza o si vuole permettere alle persone di entrare allo stadio? Cioè, capisci? Sono due discorsi. La violenza te la fa in Inghilterra, un'altra cosa tra l'altro. In Italia ci sono tre saltati che bevono, si ubriacano e rompono le scatole. In Inghilterra su 40.000 spettatori sono 50.000 esaltati, 50.000 ubriachi. Le donne vanno in Inghilterra a vedere la partita ubriache. In Italia, ma neanche il capultrà si va ubriaco, si fa il borghetto e finisce lì, mi sono spiegato, o massimo si fa la canna. Quindi è tutta un'altra cosa, non è solo calcio, è pure violenza loro, è la loro cultura, è il loro modo di fare, che bevono, in Inghilterra bevono. Noi ci facciamo a braciolo per andare a vedere Foggia, noi non ci facciamo una botte di vino. Beh, Scusate. Sì. No, prego. No, per dire, in Inghilterra gli stadi non hanno né il fossato e né le gabbie intorno al campo. Chiunque può entrare in campo. Allora, il punto è un altro, e ci sono anche cose scientifiche fatte. Se tu, per dirti, io non mi voglio prolungare cose, però è solo un sistema che il governo italiano deve investire in un modo diverso. Come sta investendo? È perché è il modo più facile e basta. Perché no, ma è un bluff, cioè la tessera è un bluff perché lo portiamo avanti degli ultra e le cose, robe del genere, stiamo portando avanti da quando io ero bambino. Questa partita l'ha dimostrato, perché vietare, far tesserare le persone per schedarle, renderle più tranquille, permettergli l'accesso allo stadio e poi negarglielo. Perché il potere viene dato a un consiglio presieduto da un prefetto. Bravo. E da fantomatiche persone esperte di sicurezza. Bravo. Ti fa capire che comunque tu decidi. Ma che della sicurezza? Sorte. Se hanno fatto tante di quelle tante cose, come la questione a Catania di Raciti e tante altre storie che sono successe, ma che problema c'è? Hanno fatto contro i napoletani che sono venuti a Foggia dal gemellaggio che avevano 20 anni fa, l'hanno distrutto loro perché sono stati loro gli animali a distruggere un gemellaggio. Quindi tu devi avere gli arnesi per coprire quelle problematiche. C'è sempre il pirla che ti dà fastidio, allora devi cercare di coprire quella problematica. Non lo copri certamente con le gabbie, non lo copri certamente a vietare ai tifosi ospiti di andare allo stadio. Questa è la problematica. Guarda, io sono stato in trasferte con i tifosi del Foggia al seguito
e ti posso assicurare che ci sono stati dei momenti in cui, con tutto che avevamo la polizia che ci scortava, con tutto non che avevamo... solo, ma anch'io. Io abbiamo visto, vissuto dei, abbiamo vissuto dei momenti in cui addirittura a Taranto, quindi... quando vincevamo 2-0 a Taranto, minchia, i tarantini ci tiravano le pietre e ci ruppero pure il pullman, la circolare dove stavamo, esatto. E tu pensi che quel percorso che dovevi fare tu con la circolare non sia stato deciso? Ma quello che ti dico, il prefetto, quindi non bisogna esagerare, certo. Non bisogna andare agli estremi. La situazione è quella che è normale che il prefetto lì ha sbagliato a far passare le circolari davanti proprio alla sassaiola, dove aveva una montagna piena di pietre. La questione è un'altra, cerca di gestire la situazione. No, adesso fanno la cosa più facile, evitano proprio di fare la partita, però in questo modo è sbagliato perché affoggia lo stadio in città. La signora dal terzo piano ti può tirare un lavandino. A Bari lo stadio è in mezzo alla campagna, chi ti butta? Che ti buttano le bombe? Quella è la situazione. A Bari c'è molto più controllo, lo stadio affianca l'autostrada. È una missione di incapacità. Volevo intervenire su questo perché è una discussione molto interessante. E come dice Christian, noi avevamo già programmato, Pino, una discussione a fine campionato, poi alla fine sono stato io a decidere di spostarla all'inizio del campionato, proprio sulla tessera del tifoso, un po' perché Valentino aveva fatto una piccola ricerca e aveva in qualche modo trovato che c'erano degli aspetti di natura legale che cominciavano a essere discussi, che effettivamente andavano valutati un pochettino perché sono sicuramente interessanti. E su questo si innesta benissimo questa discussione, quella di stasera, quella di questo tempo. Io penso, ma sono d'accordo con quello che mi pare abbia detto Pino all'inizio, cioè qui c'è stato un problema di comunicazione clamoroso da parte del questore, che è andato anche in televisione, in diretta. Cioè, se devi dire una sciocchezza, cerca di dirla in ufficio da solo, ma non andare a dire pubblicamente. Cioè, tu non puoi dire che mi permetto anche di dubitare della verità di queste affermazioni, che questa partita tu la vieti ai tesserati foggiani, badate bene, quindi non agli ultra che la tessera non ce l'hanno, o ai quelli col DASPO che comunque non possono venire, tu vieti a quelli che hanno la tessera, quindi che sono non sono DASPati, non hanno provvedimenti, non hanno nessun precedente, di andare, perché la questura c'ha tutti i dati. No, ma perché Valentino, ma la motivazione che ha dato, le motivazioni sono state due. La prima, io non lo sapevo neanche, quindi ha una cultura probabilmente superiore a quella anche del questore, ha una conoscenza del Foggia superiore a quella di Peppino Baldassarre, e la cosa mi meraviglia tanto. Cioè, noi dovevamo fare una partita in campo neutro con Lumezzane, non mi ricordo manco questa partita con Lumezzane, ma diciamo che sono disposto a credere che dovevamo fare una partita in campo neutro. Ma è recente, dell'anno di... Beh, Lumezzane è precedente a Mitico Channel. La storia si divide in da Mitico Channel a prima di Mitico Channel. È chiaro? Allora quindi chiariamoci. Avevo perso pure il viaggio più ufficiale. quindi, prima di Mitico Channel, forse ci siamo dovuti incontrare con Lumezzane qualche volta. Sì. Non lo so, probabilmente. Giocavamo a Lecce. Aspetta, ma la spiegazione è stata: siccome non è stato concesso il campo il San Nicola al Foggia, vuol dire che all'epoca, quando, ripeto, prima di Mitico Channel, c'è stato questo partito in Camorra con lo Lumezzane, c'era ostilità fra le tifoserie. Quindi non è che noi ci eravamo incontrati e ci eravamo presi a botte, no, assolutamente. Semplicemente fu vietata questa partita. Cioè, si ritenne opportuno farla in un posto diverso da Bari, ma probabilmente fu anche il Foggia, che non siamo mica scemi, che se dobbiamo fare campo neutro l'andiamo a fare a Bari, cioè l'andiamo a fare in un contesto un po' più amichevole. Primo. La seconda cosa, poi quella clamorosa, è che quando ha detto che il gemellaggio, sì, cioè che poi bisognava tenere presente, secondo elemento, che Bari è gemellata con Barletta, siccome Barletta ha avuto questi problemi, cioè una cosa incredibile. E poi alla fine l'ultima cosa che mi ha lasciato così, cioè quando poi ha detto dovete gemellarvi,
Allora, chiariamo. No, ma io posso ricordare una cosa. Secondo me, chiudo Cristian. Secondo me aveva ragione Pino. Foggia Juventus, dove è stata giocata? A Bari. La prima partita di Serie A in casa, la prima in assoluto del ritorno, la facemmo a San Siro e io c'ero. E fra l'altro si andava tranquillamente mischiati, non c'erano problemi. La seconda la facemmo a Bari tranquillamente. Io ricordo una trasferta a Bari in campo neutro in Serie A con la Juve, con uno stadio pieno. La prima, non c'era nessun problema, Bari si venne a vedersi tutti la partita. Non avevamo la tribuna pronta, perciò andammo a Bari. No, andammo a vedere Pescara. Io andai. No, la prima partita allora, in Serie A. Il ritorno in Serie A del Foggia fu fatto primo settembre 1991 a Milano, Inter Foggia 1-1. La seconda partita era in casa, il Foggia contro la Juve, ma a Foggia lo stadio non era pronto. La tribuna era ancora, e quindi giocammo a Bari, quindi la facciamo tranquillamente. Poi invece è stata tirata fuori questa cosa del Lumezzane, che notoriamente ha una grande tradizione. Invece, Pino, tu avevi fatto notare che invece probabilmente si tratta di un discorso molto banale. C'era Battiti Live, che contemporaneamente è stato fatto a... Lo diceva Manuel. A Manuel lo diceva. Sì, l'ho detto io. Manuel, è stato fatto Battiti Live. Non hai il 9 di agosto, non hai a disposizione abbastanza uomini, è comprensibile. Non viviamo sulla Luna, sappiamo che il paese attraversa ormai da anni una crisi molto profonda, non ci sono risorse da sprecare, non teniamo uomini. Allora dillo tranquillamente, solo che brucia di più, ti conviene più dire no, quelli sono i foggiani, attenzione, i foggiani tesserati, sono brutti, sporchi e cattivi, non li faccio venire. Criminali. Sì, ma tu devi sempre criminali è riferito soltanto a un servizio, a quelli... non lo devi sempre dare allo stadio, scusa, devi sempre sì, avere però, è chiaro, che... però è chiaro che contenere per contenere a Giuseppe Locampo e a Enrichiello e a Sepa e a Becce è stata una cosa gestibile. Non lo so, è stata una cosa, ma è anche gestibile per la gente che va. Io ho amici che sono tesserati a Foggia che dovevano andare alla partita. Ma senti, amici, non sarebbe successo niente. No, vabbè, Pino, è vero, un settore predisporre un settore è un'altra cosa, no? Però comunque. Ma per uno stadio di Bari 14.000 baresi sono andati, non è che dici abbiamo fatto 60.000 abbonati che stanno allo stadio, tutti esaltati, il Bari che deve passare di categoria, è una partita di Coppa Italia, stanno 14.000 baresi che non si incontrano con il Foggia da 18 anni, ma seppure vanno 500 foggiani, succede, e quanta polizia ne hai di bisogno? Quello è il punto. No, ma soprattutto quanta polizia hai bisogno a Battiti Live? Cioè, ma stiamo scherzando? Ti dico un'altra cosa. E poi solo da Bari c'è bisogno di polizia. Bari ha un'area metropolitana enorme, tanta polizia di tutti i paesi intorno a Bari, Molfetta, ce ne sono tanti di paesi intorno a Bari, ma stai scherzando? Ma non sapeva come giustificare, secondo me, non sapeva come giustificare questa cosa e ha detto la questione Di tutti. Esatto, Valentina ha ragione, i tesserati sono quelli che hanno meno problemi in genere. Non comunque sono il Foggia ha dato la risposta migliore in tutto e per tutto, questa è una cosa che gli rimane sia al questore, a tutti i baresi e roba varia. Abbiamo vinto, andiamo avanti e Bari rimane dov'è. Infatti contano più delle parole, a questo punto forza Foggia. Va bene, non abbiamo solo vinto, abbiamo distrutto una città. Abbiamo fatto alla grande. Io sono tornato indietro alla Zemallandia. Sono proprio tornato. Comunque, Biagio, riguardatela, c'è modo di alla grande. Il Foggia ha giocato alla grande. Penso... Io ho visto il Barcellona, ad che Foggia. Penso di Barcellona. Sì. Un tocco di palla bellissimo, palla a terra De Zerbi. Grazie a De Zerbi, è un grande e spero che con noi ci farà sognare, perché è un grande, proprio un grande. Grazie per essere rimasto e per fare bene a Foggia e anche alla società. È un grande uomo soprattutto, oltre che, quindi anche un grande allenatore, bravo in tutto e per tutto, proprio, e quindi anche un grande super felice. Beh sì, io magari chiudiamo su De Zerbi questa cosa, però su De Zerbi vorrei ricordare quello che
che ha fatto, cioè il fatto che lui nel momento in cui la società non c'era la società, ha aspettato e lo ha fatto e l'ha detto pubblicamente. Guardate che quelli lavorano, cioè quelli prendono soldi per questa attività, al di là della passione che sembra un lavoro particolare, quello ha messo a repentaglio la propria attività, perché se poi qui non si guadagnava niente, lui si doveva andare a vedere, e aveva detto dei no, magari poi questa cosa la gente se le scrive, se le ricorda. Io credo che sia da ammirare anche soltanto per quello. Poi ci ha fatto vincere 2-1 a Bari, che ci hanno fatto andare senza i tifosi, meglio ancora. Alla grande. Soprattutto andiamo a prenderci un altro mezzo in casa a Verona, saranno soldi buoni. Che dici, andiamo a prendere un altro? Ah sì, mezzo in casso, però è vero, sono soldi positivi. È vero. L'unica cosa positiva di tutte queste cose, che del fatto che non ci fanno andare il nostro pubblico, è che noi andiamo avanti, ci facciamo la metà degli incassi e pagano gli altri. Bravo. Hanno fatto 80.000 euro oggi, 40.000 li abbiamo beccati noi. Perfetto, grazie. Prendetevi la prossima. Io suggerirei invece che il polletto, suggerirei a Manu, se riesce a trovare due wurstel di pollo, sì, è meglio. Sì, i wurstel di pollo sono i due. Alla fine l'avete notato, Vincenzo, hai visto alla fine del commento che sembravano Caressa e Bergomi che dicevano andiamo a Berlino, andiamo a Verona? Uguali. Li abbiamo persi. Biagio, chiedo scusa, vedi che c'è Eugenio che ha scritto una domanda in redazione che vorrei che tu leggessi. Sì, io l'ho letta, non l'ho capita, ecco, perché sennò ve l'avrei già proposta. I vari ultras del Foggia hanno dimostrato di essere maturi e dimostrato di meritare la Serie B. Vedendo la presentazione della squadra, a mio modesto parere no, ma non ho capito quale presentazione. Dovremmo parlare, dobbiamo parlare con Eugenio. No, io quella della Foggia, la presentazione del Foggia, non ero a Foggia quando l'hanno fatta, ma non mi pare sia successo niente. Però ripeto, non l'ho vista, quindi non parlo di quello che non vedo. Vincenzo, forse si riferisce ai fischi a Landella, forse, visto che è un amico del sindaco. sottile osservatore, Vincenzo, queste cose. No, è così, sì. Vabbè, però devi aver visto. Ma Comunque pure questa cosa mi sa che l'ha detto, mi pare, come si chiama, il De Zerbi, aveva pure lui studiato questa cosa riguardo i fischi contro, insomma, il sindaco. Però voglio dire, io, come ho detto più volte, Foggia non è che forse sta passando, Vincenzo, un periodo proprio molto molto positivo, soprattutto forse in quest'ultimo periodo, e per questo è comunque i diciamo che gli ultras, prima di essere tali, sono anche cittadini, sono quelli che forse più vivono in un modo più forte rispetto agli altri la precarietà, la situazione, la crisi socio-economica, con questo evento la nostra città in questo momento. Forse è per questo che ci sono stati anche, insomma, anche dei fischi. Io ho mandato un video a Biagio, che mi è uscito un po' così, in cui disse espressamente presidente, cioè sindaco, grazie per aver fatto da tramite con il Foggia, per il contributo che gli ha dato, però la prego, torni a fare il sindaco, perché io ho detto espressamente Foggia sta morendo, cioè Foggia sta morendo letteralmente pezzo dopo pezzo, ed è una situazione veramente molto molto molto, insomma, critica, però non è questo momento di parlarne. Comunque, certamente, chiudiamo dicendo che Vincenzo è ormai l'interprete ufficiale del pensiero di Eugenio, perché Eugenio ha detto che Vincenzo ha capito tutto. Bravo. Era una cosa che era sfuggita ai più, a noi comuni mortali, ma lui che è stato il primo uomo sulla Luna, l'ha capito bene. Ragazzi, chiedo scusa, a me la cosa che mi fa anche molta rabbia, un'ultima cosa, Biagio, perdonami, a me la cosa che mi ha fatto anche molta rabbia, anche del questione, è che non aveva capito anche la delicatezza del fatto che c'è anche un portiere, un grande portiere, che si chiama Franco Mancini, che ha giocato sia a Foggia che a Bari, cioè aveva una valenza per noi maggiore, importante. E c'è stato anche questo, un premio consegnato alla... Esattamente. Perché poi ha giocato sia con noi che col Bari. E voglio dire che molto spesso, alla fine, i soldi, l'apparenza, il dover apparire e dover usare molto spesso scuse, a mio modesto punto di vista, futili,
possono soppiantare, possono mettere da parte valori come importanti come l'importanza di un portiere che è il grande Franco Mancini. Questo voglio dire. Va bene, ragazzi, è stato bellissimo. Speriamo di ripetere spesso questi incontri dopo vittorie del Foggia. Speriamo. Ma perché voi andate a dormire? Ma voi riuscite a dormire? Non lo so, Cristian, no, dovete raccontare che voi andate a dormire. Cristian, io ho il problema di dover tornare al lavoro domani mattina alle 8:30 dopo 2 settimane di ferie. E sinceramente, già questo è traumatico. Io devo tornare all'università domani. E va bene, Pino, poi ci conosceremo meglio sicuramente. Ma Pino, cosa devi dire che sono le 6 lì? Io non lo so. È il pomeriggio, ma sono le 6 della domenica. Te. Pino, qui sono le 3 del pomeriggio. Della domenica. Senti, domanda. È di domenica. Quanti gradi ci sono a Los Angeles? Giusto tanto per invidiarti un po'. Adesso, non lo so, fammi controllare. Non te lo so dire. Aspetta, vabbè, aspetta. Più o meno. No, non è come a Foggia, stai sicuro? Abbiamo 28 gradi. 28. Non abbiamo il caldo africano foggiano. 28 gradi, si sta da Dio. Vabbè, dai. E si può fare una passeggiata con la sciarpa del Foggia adesso su una di quelle strade con la sciarpa del Foggia? Io vado in giro con la maglietta del Foggia. Va bene, o con la sciarpa del Foggia. Va bene, dai, saluto tutti, saluto Cristian, saluto ciao, Manuel, Pino. Ciao. Saluto Pino, ciao. Il nostro nuovo amico, saluto Valentino che ciao però, Pino, lo diamo ciao. Forza Foggia, forza Foggia. Franco Mancini sempre. È un ringraziamento anche ai mitici redattori che sono andati lì al Sanicola. Grazie ancora a tutti. Tutti e quattro si sono sforzati di fare qualcosa per noi, non è stato facile. Io vi ringrazio di cuore di questa possibilità che insomma mi date e ci date ogni giorno, che per me è una gioia immensa. Insomma, Biagio lo sa che io queste cose ci tengo tantissimo. Vi ringrazio tutti. Quello che avete fatto. E ora prepariamo anche qualcosa di, diciamo, qualcosa per il di nostro di spot, come qualche filmatino, come abbiamo già detto con Marco. Ciao Vincenzo, un abbraccio, un saluto alla Toscana, un saluto a Valentino che forse ci sente. Adesso Biagio, ho recuperato pure una maglia nera per l'occasione. Hai recuperato? Ma perché tu avevi quell'originale, te l'ha data Ben Civenca, di la verità, dai. No, oh, questa è una maglia d'allenamento vecchia, però era l'unica nera che c'avevo, mi sembrava. Dici? Doveroso, intorno. Ma sono in difficoltà questa maglietta. Perché? No, io non ti vedo veramente, però fa niente, sarà... eccoti, è sparito. Però ti ho intravisto. Ti ho intravisto, vabbè, dai. Ciao Valentino. A proposito delle magliette, quelle lì di Mitico sono perfette. Quindi... Vi piacciono? Sì, molti. Voglio sapere, come averle queste magliette. Abbiamo. Allora, c'è bisogno però la vado a comprare una maglia a Antonio Sepa. Taglia, vabbè, poi vi racconteremo il contesto nel quale sono state fatte queste cose. Ci sentiamo e poi mi scrivete le vostre taglie, comunque, in quanto però ho capito, il loghetto K blu un po' stona. Loghetto quelle c'erano lì per Coppa. Valentino, siamo ad agosto. Dove le compri le maglie tu ad agosto? Chi trovi a Era il rosso. Il loghetto c'erano i cinesi, ma non reggevano la stampa. Poi c'era lì. No, il loghetto proprio lo stemmino. Dico bianco andava bene, però quello stemmino blu un po'. La marca della roba di Kappa. Il logo della roba di Kappa. Vabbè, allora vuol dire che troveremo delle polo più adatte. Faremo un sondaggio per perfezione, esatto. Però per il resto era bello. Hanno il grafico che amico di Giuseppe ha fatto un bel lavoro. Poi vedremo di ripeterlo. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte a tutti. Statevi bene. Ciao, ragazzi. Ciao, buonanotte. Di nuovo. Bene.